Buongiorno a tutti, benvenuti a Regioniamo e benvenuto al nostro ospite, il presidente della Puglia, Raffaele Fitto. Buongiorno. E proprio alla Puglia sarà dedicata la puntata di questa settimana. Ma prima di iniziare, vediamo un ritratto del presidente Fitto realizzato dalla nostra redazione. Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole ma non c'è. Dorme ancora la campagna, forse no. Quando Raffaele Fitto la mattina si annoda la cravatta, sa già che quello che lo aspetta non è una serata di gala, ma solo la lunga, normale giornata di un presidente di regione. Un'agenda la sua che troppo spesso non conosce tregua, eppure nessun rimpianto, perché sì, un altro mestiere sarebbe stato possibile, ma il fatto è che la politica gli scorre nel sangue. Figlio di un presidente di regione, per Fitto le aule, i dibattiti, le assemblee sono stati, come dire, un destino quasi scontato, la prosecuzione di un impegno familiare. Politica e affetti veri, questo è uno degli ingredienti del successo, poi c'è il carattere. Testardo, sicuramente, questo penso che sia il primo difetto o pregio. Un altro difetto può essere quello di voler fare tutto da solo. Sono molto accentratore, me lo dicono anche politicamente, mi contestano per questo. Io tutto sommato mi considero invece un timido dal punto di vista personale e quindi di conseguenza molte volte posso apparire rigido o presuntuoso, perché invece dietro c'è un tipo di reazione che nasconde magari una timidezza o una qualche insicurezza dal punto di vista personale, non lo so. È stato mai bocciato un esame? Come no? Sono stato bocciato e innanzitutto sono stato rimandato a scuola, al liceo scientifico, quasi ogni anno, e la matematica era una costante. Non c'è tregua, finisci con la piazza che grida la chiusura dei piccoli ospedali, che punta l'indice, e cominci un pranzo con un'infilata di politici. Per Raffaele Fitto davvero un tour de force, almeno ci fosse l'amore a scaldare un po' queste giornate. Semplici, un po' banali. Mi guardo intorno e anche abbastanza, perché penso che sia normale ed è un dato anche collegato alla mia età. Perché finiscono le sue storie? Ma finiscono, secondo me, di fondo perché sostanzialmente il tipo di vita mia, che è un tipo di vita che sicuramente condiziona molto. Tu non sei niente male, parli bene, mi tieni forte. Passioni tante, hobby quanti ne bastano per dimenticare almeno un po' le grane del palazzo. Il gol più bello? Il gol più bello l'ho fatto in sforbiciata l'estate scorsa in spiaggia e l'hanno anche immortalata, devo dire la verità, con una bella fotografia. Chi è che ti fa più per lei? Ma penso mia madre sicuramente. Sono con te ogni giorno. Ma lei ha mai il desiderio di buttare via giacca e cravatta, mettere un paio di calzoncini, scappare, palestra, discoteca, tropici, Caraibi, Devo dire che sicuramente ce l'ho ed è successo, nel senso che succede, perché tranne quest'estate che è andata così. Ritornerai. Poco tempo per leggere, quasi mai al cinema, amici quelli di sempre, viaggi sì almeno due l'anno, tranne eccezioni. 33 anni appena compiuti e tanta determinazione. Questo è Raffaele Fitto. Ritroverai le stesse cose che. Presidente, lei è figlio d'arte, suo papà infatti è stato presidente della regione dall'85 all'88. Che ricordi ha della sua infanzia e dei politici che frequentavano casa sua? Ma un ricordo che poi sostanzialmente ha anche condizionato un po' la mia vita. Mio padre è prematuramente scomparso in un incidente stradale nel 1988 e in me è scattata una molla quasi automatica di continuare questo impegno politico, anche perché sin da piccolo ho sempre respirato quest'aria in casa e sempre ho visto un clima da campagna elettorale, da impegno politico, e quindi ho tanti ricordi. Il ricordo più bello che non dimenticherò mai è quello, io avevo 6 anni, ero piccolo e vedevo nel giardino di casa questa grande festa ed era la prima elezione di mio padre, una cosa che mi è rimasta molto impressa e che poi forse mi ritorna in mente spesso in più circostanze. Suo papà era un democristiano. Qual è stato per lei un politico che ha preso come punto di riferimento?
Ma io penso che l'esperienza della Democrazia Cristiana sia un'esperienza che oggi molto serenamente possa essere valutata con maggiore attenzione. La Democrazia Cristiana, per quanto mi riguarda, lo dico da giovane e lo dico ai giovani, non è quella della fase finale degenerativa di Tangentopoli, ma è un grande partito che ha fatto una grande storia in questo paese, che è stato determinante in alcuni momenti decisivi per il nostro paese stesso. E devo dire che uomini politici ce ne sono stati tanti, e il grande pregio della Democrazia Cristiana è quello di aver avuto la capacità sempre di avere una classe dirigente attrezzata per il momento opportuno. Quindi, anziché indicarne qualcuno, io penso che il vero pregio della Democrazia Cristiana sia stato quello di avere tanti uomini politici all'altezza. Incontriamo ora un importante imprenditore pugliese, Francesco Di Vella. La sua azienda porta il suo nome e tutti conosciamo la sua pasta. Ma Francesco Di Vella è anche presidente di uno dei più grandi e importanti acquedotti d'Europa, l'acquedotto pugliese, la cui sede a Bari è una vera e propria opera d'arte realizzata da Duilio Cambellotti. Vediamo il servizio di Milena Magliaro. Un pastificio, tre molini, dal commercio di farina alla produzione di pasta, un passo lungo 100 anni. Quattro generazioni di Vella per una storia che è fatta di radici, tradizioni, coraggio. Mio nonno ha iniziato nel 1895 con un piccolo molino. Poi c'è stata la seconda generazione, che di solito è quella che potenzia. Avevamo un timore terribile che la terza distruggesse, così non è stato, perché la terza eravamo noi, proprio noi, e invece la terza ha dato una svolta notevole a quello che era l'importanza dell'impresa, e speriamo di trasmettere la passione per questo tipo di impresa anche alla quarta generazione che sta arrivando oggi e a livello di apprendista stregone. Questo è l'orgoglio della mia famiglia, perché abbiamo potuto dimostrare che anche in Puglia si possono realizzare iniziative importanti. Neanche per un attimo ho pensato nella mia vita che potessi fare dell'altro. Mi piaceva, da ragazzino entravo in azienda, mi piaceva la fabbrica. Ma a lei la pasta piace? Senta, io campo due volte, campo, mi nutro quasi esclusivamente di pasta, e poi la pasta mi fa campare, quindi io la amo. Sono innamorato pazzo. Imprenditore fino al midollo, appassionato di impresa e di sfide, Francesco Di Vella ha accettato di affrontarne ancora una, l'acquedotto pugliese, altra tradizione importante della sua terra. Il presidente Fitto, che tutti sanno, ha 33 anni. Io gli chiederei se ritiene giusto ancora, per tutti quelli che sono i problemi ancora non risolti, rimanere ancora un po' di anni per completare quest'opera che lui sta portando avanti. E se invece fosse lui il governatore della Puglia? Io sono un imprenditore, nato imprenditore, morirò imprenditore. Si pensa alla Puglia, c'è l'ulivo che è, oltre ai trulli e oltre alle bellezze del Salento, e la Puglia è tutta bella, tutta, dal Gargano fino a Santa Maria di Leuca. La domanda gliel'ha fatta Francesco Di Vella, che cosa gli vuole rispondere? Ma Francesco Di Vella, rispondo che sicuramente il mio impegno non può che essere quello di completare un programma che sto cercando di realizzare fra mille difficoltà. Il futuro lo vedrò insieme a tutti coloro i quali mi hanno sostenuto e hanno consentito a me di poter governare. Non ci sono dei risultati positivi frutto della capacità di qualcuno. Se oggi stiamo riuscendo ad ottenere risultati importanti è frutto di un contesto più ampio, di una condivisione, di un sostegno e di una fiducia che mi è stata data e che mi consente di poter governare in questo senso. A me fa molto piacere ascoltare le parole di un imprenditore come Francesco Di Vella, che io stimo proprio perché
ha avuto la capacità di dimostrare anche a livello personale un risultato così importante anche nell'ambito della sua azienda, abbiamo ritenuto di impegnarlo all'interno dell'esperienza dell'acquedotto pugliese, un grosso imprenditore pugliese con capacità riconosciute per una grande sfida, qual è quella del processo di privatizzazione del più grande acquedotto d'Europa. Nei giorni scorsi si è svolta a Bari, alla Fiera del Levante, un'importante rassegna che ha visto coinvolte alcune regioni del Mediterraneo, tra cui Egitto e Marocco, ed era dedicata alla biancheria e ai complementi d'arredo. Vediamo il servizio. Il piacere dell'accoglienza, il gusto della convivialità, l'arte del ricevere, i tratti comuni delle tante anime del Mediterraneo, culture spesso diverse che pure incontrandosi possono scoprire in fondo di somigliarsi. Così è successo a Bari, Fiera del Levante, Bianco Casa Mediterranea, Puglia e Marocco insieme per raccontare il piacere della casa, da sponde diverse, ciascuno con i suoi tessuti, le sue tradizioni, i suoi sapori. Un po' stessi sapori, stessi odori, la forza di questi aromi così. Tantissimi colori e sapori in comune. Io penso che dal confronto fra le diverse culture mediterranee venga fuori la cultura del Mediterraneo. Girando per la fiera l'occhio corre alle tante proposte, tutte bellissime. Pizzi, nastri, trine, lini, sete, la tradizione italiana qui dà il suo meglio. Qua sono assolutamente in questo paradiso, contorniata da tovaglie, lenzuola, cuscini, tutto quello che quando ero bambina sognavo un giorno di avere. L'occasione è preziosa però anche per fare il punto su un piano meno di sogno e decisamente più concreto. Il Mediterraneo come nuovo interessante mercato. Noi siamo logisticamente ubicati in una realtà che è quella che affaccia sull'area balcanica, quindi dell'est Europa, e comunque sull'area mediterranea. Quindi siamo in effetti una realtà ponte per le nostre imprese in tutta un'area di grande sviluppo. Sui mercati in espansione bisogna posizionarsi per tempo ed arrivare primi. L'errore che ha fatto il nostro paese in passato è forse non è aver saputo conquistare i mercati in espansione per tempo. Quindi io credo che è un mercato che diventerà, secondo me, appetibile, sono aree in crescita, soprattutto i Balcani, e quindi è giusto sfruttare questa possibilità. Mezzogiorno d'Italia, Puglia, Mediterraneo, anime che si incontrano, e quel ponte ideale ci sembra decisamente lanciato. Presidente, la Puglia in che modo guarda al Mediterraneo? La Puglia guarda al Mediterraneo con la consapevolezza che nell'area del Mediterraneo vi è una grande opportunità di sviluppo. Primo elemento, questa condivisione di una cultura che ha elementi simili, così come abbiamo ascoltato e verificato, e questa iniziativa ne è un'ulteriore conferma. Più ritengo che sia decisivo ai fini dello sviluppo, lo diceva anche il Presidente dell'ICE, penso che ci sia una necessità che è quella di creare le condizioni per poter essere presenti nei mercati dell'est, dei Balcani e del Mediterraneo, che sono una propensione naturale per la nostra regione. In questo senso ritengo che un processo importante debba essere attivato nei confronti delle nostre piccole e medie imprese, aiutarle sul fronte dell'innovazione e della ricerca per consentirle di poter vincere questa sfida reale che è quella della internazionalizzazione. Un elemento molto importante che deve però avere questa base di confronto culturale fra i popoli. La Puglia è la porta d'ingresso naturale anche per ciò che è accaduto in questi 10 ultimi anni, che può essere letto in modo negativo, ma io penso che sia anche una dimostrazione molto importante di un sentimento e di una dimostrazione in termini di solidarietà che caratterizza anche le genti di Puglia. La scorsa estate, come ci diceva prima, non si è preso nemmeno un giorno di vacanza, e del resto l'abbiamo seguita tutti sui giornali, sulle prime pagine dei giornali o in televisione, alle prese con un problema davvero difficile, il riassetto della rete ospedaliera, dove lei si è anche assunto la responsabilità di chiudere ben 21 ospedali. Ce ne vuole parlare? Io penso che nel nostro paese ci sia bisogno di assunzione di responsabilità. Tutti sappiamo che la sanità costituisce uno degli elementi maggiori di deficit e soprattutto di disservizio nei confronti dei cittadini.
Basta leggere i dati della Puglia, come di tante altre regioni, laddove emergono spese enormi che queste regioni portano avanti per mobilità passiva, cioè per spese che i nostri cittadini compiono per prestazioni fuori dalla nostra regione, per comprendere quanto sia inadeguato l'attuale sistema sanitario. Abbiamo operato una scelta, quella di razionalizzare il sistema sanitario, approvando un piano sanitario, una rete ospedaliera che ha come obiettivo quello di elevare il livello di eccellenza, di realizzare una rete di emergenza sul territorio che era assente, già finanziata peraltro proprio nel mese scorso, e di creare le condizioni perché ci possa essere una maggiore integrazione fra territorio e realtà ospedaliere per ridurre il numero dei ricoveri e la inappropriatezza degli stessi, tutto a vantaggio del cittadino. È un processo lungo, complicato, comprendo le proteste che possono emergere nei comuni nei quali si incide, perché c'è un ragionamento che è una vicinanza nei confronti della propria struttura ospedaliera per ragioni storiche, però non ho avuto in nessun caso in questi incontri, pur agitati, una sola contestazione di merito che avesse poi una valenza di carattere tecnico. Peraltro con molta soddisfazione prendo atto che anche tutti i ricorsi al Tribunale amministrativo stanno dimostrando che la Regione e che le scelte del Governo regionale sono delle scelte che hanno un forte sostegno tecnico. Di questo siamo tutti convinti, però ognuno ritiene che si debba partire dall'ospedale di un altro comune e non dal proprio, e quindi ci vuole il coraggio di compiere questa scelta, colpire in qualche caso qualche piccola nicchia per cercare di dialogare e veicolare un messaggio all'opinione pubblica complessivamente. Io penso che il Mezzogiorno abbia fortemente bisogno di questo. La Puglia è una delle regioni più belle d'Italia, è celebre per il suo mare, per le sue città d'arte, per la sua cucina, per la sua storia e anche per la gentilezza dei suoi abitanti. Recentemente il Consiglio regionale per incentivare il turismo ha dato via ad una legge per sviluppare i bed and breakfast, cioè quei luoghi dove si può pernottare e poi avere una colazione al mattino. Vediamo il servizio di Maria Luisa Bisogni. Avevamo voglia comunque di ideare un qualcosa di diverso e non la solita attività ricettiva come un albergo. Grazia è solo una dei tanti giovani pugliesi che ce l'hanno fatta a mettere in piedi un'attività commerciale in casa propria investendo una somma di denaro contenuta. Merito della legge regionale del 2001 che ha istituito e disciplinato il servizio turistico di Bed and Breakfast. Una legge grazie alla quale noi abbiamo recuperato un 10% di turismo che oggi viene nelle nostre realtà e sceglie il pernottamento e la prima colazione in queste strutture, piccole strutture ricettive. E la cosa che abbiamo rilevato è che tutto sommato questo turista poi si riorganizza e ritorna. Una forma semplice d'ospitalità molto in voga sia all'estero sia in Italia che la Puglia offre in una grande varietà di soluzioni. L'agriturismo diventa una struttura ricettiva più ampia, è la stessa filosofia. Cioè noi abbiamo queste presenze all'interno dei centri abitati ma anche nelle zone più periferiche. Per realizzare questo, siccome c'era bisogno che il titolare fosse anche coinquilino, allora alcune masserie vengono utilizzate anche in questa dimensione. Una realtà, quella del letto e prima colazione, che permette di calarsi pienamente nell'atmosfera dei paesi visitati spendendo poco. Un clima mite per gran parte dell'anno, un mare invidiabile, città d'arte. Cosa può mancare in Puglia se non un tranquillo risveglio in un'accogliente residenza e una buona colazione preparata dalla padrona di casa? Le infrastrutture sono sempre state un grande problema del Sud. Presidente Fitto, recentemente il governo ha firmato su vostra richiesta un decreto che vi assegna la gestione degli aeroporti per i prossimi 40 anni. Questo dovrebbe migliorare i servizi e i collegamenti. Lei si aspetta da questo anche, come dire, un incentivo per degli investimenti nella sua regione? Riteniamo questo un elemento essenziale, anche quando
il governo regionale, un po' provocatoriamente, anche interpretando la modifica costituzionale, ha approvato un suo disegno di legge per assegnare la concessione quarantennale per gli aeroporti, aveva l'obiettivo di risolvere il problema. È decisivo perché questo ci consentirà nei prossimi mesi di avviare il processo di privatizzazione della società di gestione, di realizzare grossi investimenti, di migliorare la qualità delle infrastrutture, ma soprattutto di creare le condizioni perché la Puglia possa essere raggiunta molto più agevolmente, ci possano essere un maggior numero di voli che possano creare le condizioni per eliminare questo grosso ritardo e questa difficoltà di collegamento che esiste per la nostra regione. Questo è un elemento importante in una regione come la nostra, che ha come obiettivo principale, ed è una scelta per quanto ci riguarda prioritaria, di puntare sul turismo. Il turismo costituisce la vera risorsa del nostro territorio, fino ad oggi non sviluppata, con grosse difficoltà, e proprio partendo dalle infrastrutture si può creare una condizione perché la nostra regione possa realmente arrivare in modo più efficace ed efficiente anche ai mercati internazionali. Gli ultimi dati degli ultimi anni ci confortano, cresce il numero di presenze italiane e straniere in Puglia, però possiamo fare ancora molto di più e quindi in questa direzione bisogna lavorare molto. Turismo vuole anche dire gastronomia e la Puglia è sicuramente celebre per i suoi prodotti agricoli. La caratterizzazione del suo paesaggio sono i bellissimi ulivi centenari che producono un olio davvero pregiato. Vediamo il servizio. Le regioni italiane scivolano sull'olio e rischiano di perdere 21 milioni di euro previsti dalla Comunità Europea e destinati a migliorare la qualità dell'olio d'oliva se entro il 31 marzo il nostro Paese non emanerà il decreto applicativo sulle nuove disposizioni comunitarie. Un grave danno per i produttori di olio italiani che proprio sulla bontà dei loro prodotti hanno puntato moltissimo. A lanciare l'allarme durante un convegno organizzato a Siena dall'Enoteca Italiana è Ranieri Filo della Torre, direttore dell'UNAPROL, la più grande organizzazione italiana di olivicoltori, preoccupato per l'imminente scadenza, dal momento che le procedure per la presentazione dei progetti di qualità spesso sono complesse e richiedono molto tempo. Abbiamo la scadenza del 31 marzo, entro la quale dovranno essere presentati, secondo il dettato dei regolamenti comunitari, questi programmi. E ancora oggi praticamente non possiamo disporre delle regole, delle procedure sulla base delle quali poter realizzare dei programmi che tra l'altro per la loro attuazione richiedono il consenso dei produttori olivicoli e richiedono anche una compartecipazione finanziaria, quindi un intervento diretto anche finanziario dei produttori. Quindi abbiamo chiesto al Ministero, abbiamo chiesto alle regioni di superare questa impasse, questa fase nella quale evidentemente ancora ci si trova un po' di crisi istituzionale nella definizione delle diverse competenze per poterci dare le regole precise, che sono delle regole che potranno tutelare meglio l'olio italiano sul mercato mondiale. Di fronte alle opportunità che ci offre questo regolamento 1334 della Comunità Europea, quando saranno disponibili le regole e le procedure per poter attuare i programmi? Di chi saranno le competenze a livello istituzionale? Chiediamo chiaramente una risposta a questi quesiti e la possibilità quindi di poter operare nei tempi dovuti. Penso che voglia dare una risposta. Io penso che ci sia una risposta di carattere più generale che fa emergere come talvolta anche la modifica del titolo quinto della Costituzione rischi di creare un impasse a livello istituzionale. Quindi nel caso di specie però posso assicurare che i rapporti, il dialogo fra le regioni e il Ministero dell'Agricoltura stanno producendo risultati positivi. Complessivamente penso che ci sia bisogno di dare risposte concrete su un tema che per noi è vitale, la valorizzazione dei nostri prodotti è un elemento decisivo collegato sia alle opportunità turistiche ma soprattutto ad alcune considerazioni di carattere più generale. La Puglia è la prima regione come produzione, però ha una difficoltà complessiva nella trasformazione del prodotto e questo è il tema che riguarda la riflessione dei prossimi mesi e dei prossimi anni, cercare di creare delle politiche di intervento che possano valorizzare al meglio e creare le condizioni perché la trasformazione e la commercializzazione conseguente possa costituire poi il completamento di una filiera. Oggi abbiamo queste grandi opportunità, questa grandissima risorsa non utilizzata al meglio e su questo bisogna inserirsi cercando di creare le condizioni per delle politiche che possano stimolare al meglio questo tipo
e di iniziativa. È evidente che molto si gioca, come è stato ricordato, a livello europeo. E qui sia le regioni che il governo devono svolgere un ruolo attivo e di presenza, perché si giocano interessi importantissimi nei quali bisogna non privilegiare l'interesse nazionale, ma nemmeno abbandonarlo totalmente, perché questo rischierebbe di essere un problema ulteriore rispetto ai tanti che già esistono. Vorrei ricordare che la Puglia ha fatto recentemente anche dei passi da gigante per quello che riguarda la produzione del vino, migliorando notevolmente la qualità. Anche su questo è un tema che ci è molto caro, perché si stanno raggiungendo risultati molto importanti. Si è avuto anche la capacità di attrarre investitori importanti nazionali che possono costituire un valore aggiunto, e in più questo ha creato anche una sorta di maggiore competizione anche con i locali. Questo è un elemento molto importante, perché c'è una grande attenzione. Poi la Puglia in termini di produzione su questo è riuscita proprio in questi ultimi anni ad ottenere dei risultati importantissimi. Bisogna insistere molto, perché questo è un settore sul quale si può ancora migliorare, e si può migliorare creando le condizioni perché ci sia un sostegno a questi sforzi già avviati. Stiamo valutando la possibilità di attivare un'iniziativa, che è quella di un contratto di programma mirato sulla vitivinicoltura, perché ci possa essere anche in questo caso un sostegno anche alla luce di questi importantissimi risultati che sono venuti fuori in quest'ultimo periodo. Termina qui questa puntata di Regioniamo. L'appuntamento è come al solito per sabato prossimo su Rai 2 alle 11. Ringraziamo il presidente Raffaele Fitto, e voi da casa, mi raccomando, continuate a scrivere e a telefonarci all'indirizzo e ai numeri che vedete in sovraimpressione. Arrivederci.